Il 75esimo mando rinfiore d'Agrigento in città, successo di partecipazione alla fiaccolata dell'amicizia. Dopo quattro anni, tre anni di stop dovuto alla pandemia, finalmente è tornato il mandorlen fiore e con esso anche uno dei momenti più belli del mandorlen fiore, appunto la fiaccolata dell'amicizia, che segna, diciamo, la parte conclusiva, l'avvio della parte conclusiva del festival. Nei prossimi giorni gli spettacoli del festival al Teatro Mirandello e al Pala Congressi. Domenica conclusiva la grande sfilata e poi lo spettacolo conclusivo al Tempio della Concordia. Finalmente una grande edizione del mandorlen fiore che segna una buona ripartenza. Oggi la festa del mandorlo è una festa di amicizia, di pace, di uguaglianza e quindi ho pensato sicuramente naturalmente a quelle parti del mondo dove c'è ancora la guerra, anche in piena Europa. Un pensiero va loro, la mia massima solidarietà, solidarietà anche per il popolo della Turchia che ha vissuto questa tremenda tragedia del terremoto. Da Agrigento parte questo grido di pace, di amicizia, di fratellanza. Agrigento capitale italiana della cultura, ma capitale anche mondiale della pace. C'è molta gente per questa fiaccolata e abbiamo voluto proprio spostarla da mercoledì a venerdì, proprio per far sì che molti visitatori e molti turisti ne possano approfittare, così potevano anche completare il loro weekend. La partecipazione è massima, ci stiamo avviando per le vie della città.